Sono qui davanti al mio ex liceo, che mi sembra più accogliente ora che non ci posso entrare rispetto a quando dovevo farlo per forza. Inutile dire che mi tornano ricordi non proprio immacolati stando qua davanti come anni fa. Da quelle finestre sognavo cose che si sono abbastanza putrefatte col tempo. Comunque mi è tornata in mente una cosa carina. Proprio su questo prato qua, che non è cambiato un cazzo, ci fumavamo le canne prima di entrare, io e gente che adesso è diventata madre, padre, che si è tagliati i capelli e si è fatta crescere la cravatta. Ricordo che all'entrata guardavo sempre sto mosaico sperando che sarebbe toccato anche a noi fare roba simile. Invece ce ne stavamo qui sotto quando pioveva ad aspettare il bidello che ci facesse entrare in questo posto del cazzo. Adesso al posto nostro ci sono schifezze di lavoro in corso e polvere e merda al posto di noi stronzi con i capelli colorati, vestiti sbrindellati e fumanti sigarette rubate ai genitori. Soprattutto mi fa strano guardare le finestre dietro a cui guardavo fuori, sperando di essere qui fuori piuttosto che là dentro a subire i loro voti, le loro verifiche, note, grida di rimprovero. Le loro cazzate fotoniche. C'era davvero poca arte lì dentro. Se vedessi uno dei miei professori adesso in sto stato d'animo, penso che lo prenderei a calci nel culo. Se invece vedessi i miei ex compagni, non li riconoscerei nemmeno. Mi viene in mente di quando ci hanno fatto pulire questa statua per 4 ore con spazzolini da denti, a me e ad altri 3 compagni di classe, 4, non so. Questa era la loro idea di discipline pittoriche. Cristo santo. Però nel passaggio lì dietro ricordo che fumavo sigarette insieme a Vic, una ragazza strafiga e simpatica che sembrava l'incrocio tra Morte di Sandman e Gem delle Holograms. Non ho mai tirato fuori le palle per chiederle di uscire. Ero scemo. Sono ancora scemo. Il passaggio che hai visto prima era tra le aule di materie più noiose, diciamo, i laboratori di scultura e pittura. In giardino mettevano le sculture più fighe, ne è rimasta qualcuna, e noi studenti speravamo sempre che anche noi avremmo fatto qualche figata degna di finire sul prato. Peccato che queste sculture sono state fatte negli anni 70, o che cazzo so io, quando ancora si facevano robe serie in sta scuola di merda. Noi al massimo facevamo cazzi di argilla e facce deformi simili ai nostri compagni più brutti. Senza pensare a quando proprio qui fuori in bella vista lasciavano sotto la pioggia i nostri dipinti, le nostre sculture. Tanto per insegnarci quanto gliene frega gli altri della nostra arte. Questa è una cosa che mi hanno insegnato che mi è servita a qualcosa, almeno qua dentro, va detto. Vedrai che lasceranno scolpire anche noi, diceva il mio compagno di banco. Sicuro? Sicuro. Questa fermata del bus ricordo che mi innamoravo ogni cazzo di giorno di ragazze strampalate di altre classi. Almeno finché non aprivano bocca e sparavano le solite stronzate lungo il tragitto verso la stazione. C'erano un casino di scritte qua sopra, disegnini, bestemmie dipinte sul palo con l'uniposca. E per finire, dietro sta merda di compensato c'è il cortile della ricreazione. C'è un buco, quindi forse qualcosa riuscirò a farti vedere. Orca puttana. I disadattati psicopatici come me stavano sui gradoni, no? E le ragazze preferivano le scale antincendio. E poi c'erano quelli normali che se ne stavano lungo i muri. Magari riesco a prendere un'angolatura migliore se sposto questa telecamera qua. Beh, è rimasta spazzatura dove un tempo cercavamo di essere vivi. Non è cambiato praticamente niente, insomma. Fantasmi. Oh, beh. Inutile dire che tornare al mio vecchio liceo artistico mi abbia infestato il cervello di ricordi. Non tutti belli, ma nemmeno tutti merdosi all'inverosimile. Visto che questo video sequel sui miei patimenti al liceo artistico mi è stato richiesto da vari follower del canale, ho pensato che volevo fare di più che parlarne a vanvera e mostrarvi proprio il posto che è stato quasi responsabile di farmi smettere di disegnare del tutto. Evitata a stento l'overdose di reminiscenze semitossiche della mia adolescenza, continuiamo a parlarne mentre faccio l'unica cosa che quella scuola di merda non mi ha insegnato a fare: un po' di fottuta arte. Buona visione!
non è che mi fossi iscritto all'artistico per farmi degli amici, ma certamente mi andava di sperarlo dopo aver lasciato la prima scuola. Il fottutissimo liceo delle scienze sociali, pieno di robot, di coglionauti vestiti di marca e leccatalloni dei professori rotti in culi. E devo dirla tutta, qualche bel personaggio c'era in mezzo alla marmaglia di dementi all'arte. Come Simon, il punk, per esempio, che sembrava un quarantenne, alto 2 metri, grosso, vestito di cenci, spuntoni, cresta, praticamente un cattivo di Mad Max, cazzo. Eppure è stato il primo con cui ho fatto amicizia. A ricreazione, lo vedo arrivare verso di me, minacciosissimo. E invece lui mi sorride e mi fa i complimenti per la mia maglietta dei Nero Orgasmo, chiedendomi dove l'avevo trovata. Così mentre parliamo tira fuori una canna e me la passa, come se niente fosse. Non sapendo che cazzo di altro fare, mi guardo attorno. E passavano studenti, bidello, professori. Lui mi fa l'occhiolino, mi passa l'accendino. Accendo la canna, la fumo, gliela passo. 3 mesi dopo aveva lasciato la scuola per andare a Berlino, appena compiuti 19 anni. Era ancora in terza, si era rotto i coglioni ovviamente. I migliori se ne vanno sempre via per primi. Poi c'era Ruga, un piccoletto che rincorreva le ragazzine per toccargli tette e culo. E un maniaco che gridava «Voglio scopare!» dal nulla in mezzo alle lezioni di geografia ed italiano. Una volta gli ho tirato una palla di argilla e larve sulla nuca. Adesso tra l'altro ha cambiato sesso, è diventato donna, mi dicono. Ricordo poi questa ragazza che chiamavano, senza alcun tipo di pietà o di sensibilità, Olivia. Come il personaggio di Popeye di Braccio di Ferro, no? Perché era anoressica. Solo che era anche una delle persone che reputavo più brave a dipingere dell'intera cazzo di scuola, professori inclusi ovviamente. E disegnava, se non ricordo male, tipo bambole magre come lei, spezzate, con fiori strani come sfondo, super inquietanti e fatti mega bene. Dipingeva anche con sabbia, con yogurt, con roba stranissima. Faceva la quinta. Una volta sono entrato in classe mentre facevano laboratorio di pittura e c'era lei, scheletrica, ma comunque in qualche modo assolutamente bellissima secondo me, che raschiava un suo quadro con una forchetta. Ha alzato gli occhi, mi ha sorriso ed è tornata a forchettare il suo quadro. Non so che fine abbia fatto, ma quella ragazza aveva qualcosa. Mai più vista. E poi devo parlarti di Astrid. Al tempo non penso avessi mai visto una ragazza più bella, più affascinante, più eterea di lei. La prima volta che l'ho vista in corridoio il tempo è come rallentato. Mi stava per cadere la mascella per terra, ti giuro. E disegnava da Dio pure. Aveva la testa rasata, si vestiva un po' come cazzo le capitava. Non si truccava mai. Eppure era l'essere più perfetto che potessi immaginare. Era super amichevole. Parlavamo sempre di arte e ricreazione, no? Di arte e di droga più che altro. Quella volta girava parecchio l'MDMA e lei era fatta di pastiglie di poi 25 ore al giorno, tanto che una volta ha portato a scuola le lastre degli scan del suo cervello, che gli aveva dato il medico probabilmente. Sembrava veramente che ci fossero buchi laddove non sarebbero dovuti esserci nel suo cervello. Ricordo che ci ha fatto anche un quadro con uno di quegli scan, che quella volta mi era sembrata una figata irripetibile. Così un giorno le ho chiesto se aveva voglia di dipingere un volantino per il primo concerto della mia band del cazzo. E lei, senza neanche pensarci su, ha annuito, è tornata in classe, che è ancora ricreazione, e alla fine della giornata mi ha dato questo disegno, che mi piace un casino ancora adesso. Un giorno mi ha toccato un fianco e mi ha detto all'orecchio: «Sai, stanotte ti ho sognato, avevi i capelli rossi». Mi ha sciolto per terra in quel momento, vabbè. E la settimana dopo avevo tinto i capelli di rosso come un emerito imbecille teenager del cazzo. Però lei non c'era più. Aveva raggiunto Simon, il punk di prima, a Berlino, per quanto ne so. Ero scemo, sono ancora scemo. In ogni caso, grazie a chi mi ha chiesto di fare un altro video su sto cazzo di liceo d'arte. Non si dica che Neo One non mantiene le promesse. Immagino che arrivato fino a questo punto prima o poi finirò questa trilogia del liceo artistico con un altro episodio, sempre se non vi fa troppo cagare sangue l'idea. Nel frattempo, a chi ancora lo frequenta al liceo, ricordatevi di disegnare più di quanto studiate e soprattutto chiedetele di uscire a quella ragazza, porca Madonna, che poi ve ne pentite se non lo fate. Alla prossima. Ciao!